Bene, amici di Ciocomo, buongiorno. Diretta, come vi ho preannunciato già, dal mercato di Erba, perché siamo qua in via pedonale. Questa mattina è ripartito il mercato dopo il blocco per l'emergenza sanitaria. Allora, vi stiamo facendo un po' vedere come sta andando, e direi che sta andando certamente bene, con anche un afflusso importante. Tutti ovviamente rigorosamente a distanza e con le protezioni. Adesso siamo qua con il sindaco e anche con il vice. Quindi abbiamo Veronica Airoldi e Erika Rivolta. Buongiorno a tutte e due, Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno grazie. Veronica, Buongiorno. buongiorno Erika. Allora, sindaco, iniziamo da Grazie, te. È una ripartenza, è una prova, diciamo, no? grazie Per provare a ridare fiducia anche a questi ambulanti che sono in difficoltà. Sì. Sì, mercato alimentare Mercato abbiamo, alimentare, sì, giusto? abbiamo spostato sulla pedonale sia gli alimentari classici che frutta e verdura, che normalmente sono posizionati da un'altra parte del mercato. Questo per avere la possibilità di un unico ingresso, che è quello dove, L'ingresso è quello lì, vero, giusto? esatto, dove viene misurata la temperatura, le Ah, ecco, persone giusto. possono entrare contingentate, il doppio rispetto al numero dei banchi presenti, e da quella parte invece c'è l'uscita. Siccome gli Esatto. operatori che sono... Questo è il cartello che indica, insomma, che bisogna entrare, bisogna seguire questa direzione, Esatto, sindaco. esatto, esatto. Abbiamo gli operatori all'ingresso, in questo punto dove c'è un'entrata dalla via Diaz, e poi abbiamo vigili e altri operatori della protezione civile nella parte finale del mercato. Tutto questo noi, lo ripeto sempre, possiamo farlo perché abbiamo il supporto, oltre che della nostra polizia locale, anche della protezione civile che si è... Protezione civile, esatto, sono qua, esattamente, anche loro a dare l'aiuto, il supporto Certo, importante. e come è stato durante tutta questa emergenza, tante iniziative sono state prese grazie all'attività della Protezione Civile e dei volontari civici che si sono proprio avvicinati durante questo periodo di difficoltà. Erika, vice sindaco, appunto, direi che tutto è iniziato e vedo che tutto si svolge assolutamente nella massima regolarità. È un segnale anche da dare. Vedo che sono moltissimi quelli che ci stanno guardando in diretta Facebook e stanno dicendo: beh, buon lavoro agli ambulanti, si torna a vivere, dice la nostra amica Silvana, anche Rocco che è un ambulante che lavora a Como, e dice: speriamo di tornare in pista anche noi, la speranza è quella, ovviamente. Certo, ovviamente abbiamo condiviso con gli ambulanti la riapertura e la risistemazione dell'area perché abbiamo dovuto rispettare la distanza di 2 metri e mezzo da banco a banco. Ah, ecco, giusto, questo è molto Quindi importante, giusto, ecco. esatto, ecco, hai fatto E bene. questo Quindi la distanza è di... è di 2 metri e mezzo, però direi che Ah, forse è organizzato ancora meglio rispetto al facciamolo. solito. Ok. E niente, sono molto contenti, ho già fatto un giro questa mattina, i commercianti sono molto molto contenti di poter riprendere una quasi normalità, perché si parla di quasi normalità, Sì, quasi normalità, in e anche gli utenti, appunto dall'affluenza si capisce come vogliano riappropriarsi di una tradizione alla quale tengono tantissimo. Il mercato di Erba per alcune persone è un appuntamento E me lo irrinunciabile, dicevi con prima. qualunque tempo. Esatto, Quindi va me lo bene, dicevi quindi che ricorda anche la tua infanzia, mi hai infatti, detto. infatti, infatti. E niente, quindi le persone ci sono ed è veramente un nuovo inizio. È stato possibile grazie all'aiuto di tutti e vediamo come sta andando benissimo. Insomma, adesso vedremo quando sarà possibile riaprire anche l'altro mercato, che però dovrà sottostare allo stesso modo al distanziamento e al fatto di avere un unico tubo, diciamo, quindi un ingresso dove c'è appunto la misurazione della temperatura e il Esatto. contingentamento e un'uscita Contingentamento, precisa. misurazione della temperatura, mascherine, guanti, cioè tutto Esattamente. viene assolutamente verificato, rispettato, e poi, come vedete, si procede anche la polizia locale, si procede verso poi l'uscita. Ecco, prego No, Ere. purtroppo, ecco, ci tengo a dirlo, i dati di ieri ci fanno capire come l'emergenza non sia ancora C'è finita. qualcuno infatti che chi dice sì va bene e chi ci scrive beh insomma è ancora presto. Abbiamo Noi tanta voglia rispettiamo. di ricominciare, però non possiamo fare a meno di rispettare distanziamento, mascherine, igiene delle mani,
e tanta tanta attenzione. Ecco, sì sì sì, infatti, tanta attenzione. Abbiamo visto purtroppo persone che non ci sono più, persone che sono state ammalate e fanno fatica a riprendere la vita normale per degli strascichi della malattia. Quindi dobbiamo essere molto molto responsabili. Perfetto. Ovviamente capiamo il grido di dolore dei commercianti, tutti, non solo gli ambulanti, che dicono dobbiamo stare in piedi, c'è un'emergenza anche economica importante. Gravissima emergenza, giusto sindaco? Sì, sì, sì. La situazione in effetti è un modo per dare un aiuto, insomma, sostanzialmente. Ovviamente dobbiamo stare attenti rispetto anche alle modalità. Sì, però devo dire che in effetti è stato rispettato, viene pienamente rispettato tutto. Questo è la dimostrazione del fatto che comunque bisogna organizzarsi, bisogna sapere esattamente come muoversi. Ecco, il fatto di conoscere i protocolli da parte delle autorità regionali e nazionali aiuta poi nell'organizzazione di questi eventi. Ecco, magari una tempistica diversa rispetto a quella che c'è stata nel passato aiuta, nel senso che bisogna dare comunque anche agli operatori la possibilità di organizzarsi e di sapere come bisogna mettersi, le distanze, tutti i dispositivi, ma anche, non so, banalmente la misurazione della temperatura e quant'altro. Cioè. Il nostro amico dice, Kelly dice, ma la gente va a comprare che mi sembra vuoto, non è che è vuoto, la gente è tanta, è in coda, ma non è che è vuoto, l'ingresso è ho contingentato, come ha detto il sindaco e come ha detto il vice sindaco Rivolta. Che vuol dire che non è possibile avere all'interno di questa di questo stanocchiale che dove ci sta il mercato un numero di persone maggiore del doppio rispetto alle bancarelle, essendo 23. 23, sì, 23. 23 le bancarelle, sono 46 al più le persone all'interno. Non possono, esatto, abbiamo 50, visto 52. La Protezione Civile che con la radiolina, esatto, giusto, sì, si manda. Comunicano dall'ingresso all'uscita per sapere quanti escono, tanti entrano. Ecco, io vorrei anche sottolineare, perché appunto un giro l'ho già fatto, e mi piacerebbe che lo facessi anche tu, Marco. Che belle che sono, facciamolo, le vetrine, facciamolo, degli ambulanti, sono perfette. Sì, facciamolo, hanno rimesso, vieni, facciamolo. Andiamo verso la fine del mercato di Erba, dove ci troviamo in questo momento. Io ringrazio il sindaco e ringrazio il vice, e oggi sono stati gentilissimi. Tra l'altro, visto, siamo venuti a Erba, sindaco, è venuto anche il sole. Ecco, esatto, abbiamo portato anche il sole a Erba. Va bene. Sono tutte belle, precise, pulitissime. Fantastico. Sì, 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 ecco, bisogna dire, ecco, stiamo proprio facendo la presa diretta qui dal mercato di Erba alimentare, solo alimentare, che è ripartito questa mattina. Quindi con noi c'è il sindaco e il vice sindaco. Che bel banco di pesce. Beh, certamente. Una meraviglia. Perfetto. E questo, poi c'è, vedete, anche gli igienizzanti, che ovviamente non mancano, e massimo rispetto, quindi ovviamente, di tutte le misure di sicurezza. Questi sono gli agenti della polizia locale che stanno anche loro facendo il loro lavoro, esatto, quindi il controllo, le verifiche ovviamente. Quelli che sono, diciamo, gli ingressi laterali. Ah, ecco, brava, giusto, giusto, è vero, sì, perché è vero, ci sono anche, esatto, sì, gli ingressi laterali, quindi loro sono qui a controllare, sindaco, che non ci sia qualcuno che entri. Abbiamo fatto messo le transenne in modo che non ci sia possibilità di passare da questa parte, quindi è necessario fare il giro, di qui si esce. Buongiorno a voi, grazie. E qui si esce, si va verso l'uscita, un altro ragazzo della Protezione Civile. Questi sono i banchi, Erika, in effetti devo dire. Sono belli, tutti lucidi, tutti belli puliti. Buongiorno, i nostri amici sono numerosi che ci stanno a guardare. Una particolare cura nella disposizione, nella pulizia, brilla tutto. Perfetto. E così andiamo verso la fine del mercato in via pedonale. Ovviamente chiedo a questo punto sia al sindaco che al suo vice. Questa è una prova, ovviamente, Patrizia, che vi saluta, bravi, ben organizzati, si può fare e si lavora, dice Patrizia. Io credo che poi queste persone qua hanno bisogno di lavorare, perché è tanto tempo che non lavorano e faranno fatica, quindi ovviamente un grosso abbraccio virtuale a voi.
da tanti nostri amici che si stanno guardando. Grazie, buon lavoro. Dicevo, a voi sindaco e vice chiedo, e per la normalità proprio del mercato, come diceva Erika, il mercato è una tradizione da sempre. È prematuro, sindaco? Allora, io vorrei segnalare una criticità che abbiamo noi. Abbiamo intanto, magari ci spostiamo verso l'uscita. Ecco, così lasciamo, esatto, non intasiamo, brava, ok, perfetto. Una criticità che abbiamo noi proprio come dislocazione di mercato ad Erba rispetto ad altre zone, che non è in realtà contingentato come potrebbe essere questo, qua non si creano problemi, qua è veramente perfetto, però tutto il resto del mercato con le altre tipologie di prodotti viene svolto in parte sulla piazza, che lì possiamo andare. Va, perfetto, lungo la via Turati. Ok. Questo chiaramente crea dei problemi di difficoltà nell'organizzazione, nel mantenimento degli spazi. Beh, sì, bravissimi, precisi. In effetti il lavoro è molto importante. Andrà tutto bene. Spettacolare. Grazie. Perfetto. Quindi certo, disposizione, ecco, e poi vediamo, qui siamo all'uscita, qui si esce, abbiamo fatto tutto il banco del mercato e qui, ecco, vedete, è l'uscita. Questa è l'uscita. È l'uscita. Siamo a Erba, lo ripeto, oggi qui a Erba con il sindaco e il vice. Adesso andiamo a chiudere proprio facendo appunto l'ultima valutazione, che è quella. Vi faccio vedere. Ecco, perfetto, sindaco, questa è la piazza del mercato. Questa è la piazza. Ok. Normalmente le bancarelle sono in parte sulla piazza e poi si sviluppa lungo la via Turati. Esattamente, perfetto. Come voi vedete è un'area dove abbiamo una serie di vie che comunque entrano, e quindi questo crea un problema proprio di contingentamento delle persone, ma anche un numero di bancarelle, quindi sono 150, quindi qual è il problema? Che noi, se si vuole mantenere questa location, dovremo necessariamente pensare a un numero di bancarelle più ridotto e quindi una rotazione, altrimenti necessariamente dobbiamo pensare a una localizzazione diversa. Ci sono, si è ipotizzato anche la Rio Fiere, ho sentito. Si è ipotizzato la Rio Fiere, si potrebbe anche ipotizzare, però questo dovrebbero dirlo gli ambulanti, l'ipotesi di farlo magari su due giorni, un giorno qui solamente gli alimentari, più da un'altra parte, però sono chiaramente delle valutazioni che non posso fare io, che non conosco esattamente la realtà, quanto coloro invece che ci lavorano e quindi hanno esattamente la sensibilità rispetto alle esigenze. In ogni caso le esigenze degli ambulanti devono per forza di cose coniugarsi con quelle della sicurezza e quelle che sono le indicazioni che ci vengono fornite da parte delle ordinanze, e quindi sulla base di queste poi vedremo di capire dove, quando e con quanti ambulanti sarà possibile riprendere. Chiarissimo, sindaco. Intanto, ripeto, questa è l'uscita del mercato di oggi, primo giorno dopo la riapertura a Erba, via pedonale, e questa invece è la piazza del mercato. Erika, quindi sì, il ritorno qui alla normalità, come ha detto il sindaco. Ho avuto un primo incontro ufficioso. E ovviamente ho chiesto anche a loro di avere delle ipotesi anche fatte da loro, tenendo conto prima di tutto il discorso della sicurezza, come diceva il sindaco, quindi deve essere un ingresso controllabile e un'uscita, quindi un senso unico. Ecco, come in questo caso, come quello che abbiamo visto, giusto? Okay. Senza immissioni. In secondo luogo ci deve essere distanziamento, ci devono essere due operatori per banco, ci devono essere le mascherine, i dispositivi e tutto quanto. 150 bancarelle sono veramente tante in questa situazione, dove ci sono sette vie che insistono sull'area mercatoria. Quindi con loro troveremo la soluzione. È evidente che andare in un altro posto
come sono in altre città e mercati, Cantù, Mariano, eccetera, è più facile. Però, insomma, sarà una decisione che prenderemo insieme. Grazie, come dice Maria, state facendo un bel lavoro. In effetti oggi abbiamo fatto vedere che il lavoro è stato fatto, pensato bene, qualcuno ha iniziato già a lavorare, ci sono anche gli altri che ovviamente chiedono di poter ripartire anche loro. Qui per il momento è tutto strutturato, come vedete, chi esce e chi entra, contingentato, da Erba è tutto, grazie Erika. Grazie Marco. Salutiamo anche il sindaco che è stato ovviamente chiamato all'impegno istituzionale. Quando siamo in giro. Esatto, va bene, va bene, va bene così. È tutto da Erba, buona giornata, ciao a tutti. Grazie.